Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ecco qui la nuova spedizione De Agostini che ci fa avere altri 5 numeri di Robocop, facendoci arrivare al numero 95. Poi in questa spedizione c'è anche il secondo raccoglitore, finalmente, visto che siamo arrivati ormai alla fine, non sapevamo più dove mettere i fascicoli. Allora, sicuramente, come al solito, nel video di oggi andremo a leggere cosa dobbiamo fare in questi 5 fascicoli, anche se più o meno l'abbiamo visto già dagli amici francesi che sono un pochino più avanti di noi, anzi loro lo hanno proprio terminato, e poi nel prossimo video andremo a montare insieme questa roba. Quindi procediamo senza perderci in chiacchiere. Allora, iniziamo a leggere il numero 91 e vediamo che in questa uscita unirai la parte inferiore dell'armatura posteriore a quella superiore e installerai il gruppo ottenuto sul tuo modello di Robocop. Quindi questo è il pezzo che riceviamo, che si va ad unire al pezzo precedente che avevamo ricevuto la volta precedente. Si va ad unire molto semplicemente in questo modo. Si mette il pulsantino che andrà poi a spingere l'interruttorino qui per i suoni e si va ad avvitare il tutto sulla parte posteriore. Nel numero 92 monterai il coperchio del portabatterie nella sua sede sulla schiena, quindi semplicemente un coperchio con una molla e una vite che si va a mettere in questo modo qui, chiaramente a copertura delle batterie, quindi il risultato completo è ovviamente questo. Nel numero 93 installerai uno dei componenti esterni dell'armatura sulla schiena del tuo modello di Robocop, quindi la parte sinistra, ci sono due pezzetti che vengono uniti in questo modo e si va a mettere qui per coprire fondamentalmente la parte del vano batterie, quindi mi aspetto la stessa cosa sul prossimo numero. Allora, andiamo a vedere il numero 94, infatti abbiamo la stessa sezione sulla parte destra, quindi riceviamo questo pezzo destro e questi due pezzettini che vanno installati qui in questo modo, diciamo a copertura della schiena. Guardate che bello, e questo è ovviamente il risultato finale. Ultimo numero di questa spedizione, ovvero il 95, in questa uscita unirai i componenti dell'armatura pettorale assemblati nell'uscita 3 all'armatura frontale superiore e monterai il gruppo sul tuo modello. Quindi andiamo a prendere questo pezzo che si monta, si assembla in questo modo. E poi dobbiamo recuperare appunto i pezzi ricevuti all'inizio proprio dell'opera. Queste parti del petto ce l'hanno date subito. Creando questa struttura, fondamentalmente si può andare poi a poggiare con le calamite qui, qui e qui, e poi si va a bloccare lateralmente con questi pezzettini. Quindi diciamo, questo è il risultato completo del numero 95. Dunque, oggettivamente in questa fase del montaggio vedo zero problemi, spero di non tirarmela dicendo questa cosa, ma mi sembrano delle fasi molto conclusive fondamentalmente, visto che siamo arrivati alla penultima spedizione, salvo sorprese varie. Quindi diciamo che vi rimando ovviamente al prossimo video dove monteremo oggettivamente questi pezzi insieme, sperando appunto che non ci sia nulla di strano. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!